Sant'Antioco sarà un centro termale impatto zero. L'imprenditore di Iglesias Ninetto Di Riu interviene per fare chiarezza sul progetto che prevede la costruzione di un centro benessere con vista sulla spiaggia di Coigualdus. Carboni a bilancio di previsione, nessun aumento su aliquote, tariffe addizionali IRPEF che restano invariate rispetto al 2013, introdotta la TASI, tassa sui servizi indivisibili. Io non ho paura, per le donne contro la violenza. L'associazione attiva da un anno Iglesias ha presentato il lavoro svolto dal 2013. Sono 20 le donne che fino ad oggi hanno richiesto aiuto. 655esima sagra di Sant'Antioco Martire tra fede e cultura, riti religiosi, conferenze, corse cerimoniali di cavalli in onore del santo e processione solenne dei costumi tradizionali sardi. La festa del patrono della Sardegna raccontata nell'appuntamento del venerdì in onda dopo il TG40. Ben ritrovati su Canale 40, l'imprenditore di Iglesias Ninetto Di Riu, padre del progetto che prevede la costruzione di un centro benessere con vista sull'arenile di Coigualdus a Sant'Antioco, interviene per fare chiarezza e rassicurare quanti temono per la deturpazione delle zone su cui dovrà sorgere la struttura. Ce ne parla Fedele Balia. Il centro termale sorgerà oltre 250 metri dalla spiaggia, in quella che oggi è una zona agricola e non a protezione speciale. Sarà immerso nel verde e il suo impatto visivo sarà praticamente nullo. L'imprenditore di Iglesias, Ninetto Di Riu, padre del progetto che prevede la costruzione di un centro benessere con vista sull'arenile di Coigualdus, interviene per fare chiarezza e rassicurare quanti temono per la deturpazione delle zone su cui dovrà sorgere. Ma guardi, l'altro giorno sulla stampa ha evidenziato Italia Nostra che era una struttura che sarebbe stata realizzata in zona H, cioè zona di tutela ambientale. Assolutamente è falso, perché guardi, la zona dove dovrebbe sorgere la struttura è nella zona agricola, cioè quella zona là, laddove parte quella collina più o meno nei pressi di quel fabbricato, di quel caseggiato che già esiste. Quindi siamo oltre i 150 metri dal mare, siamo addirittura a 250 metri, per cui, come vede, non viene assolutamente neanche vista né dalla spiaggia, quasi quasi neanche dalla strada, la realizzazione del progetto che dovrebbe eventualmente essere realizzata. Per cui a questo punto è bene che chiunque fosse interessato a avere più certezza di dove dovrebbe sorgere e questo progetto è a disposizione, che ben venga, perché verrà illustrato a tutte le istituzioni che sono interessate. E se il progetto è ormai pronto in tutti gli aspetti, dalla certificazione delle acque termali alla pianificazione edilizia, occorre superare lo scoglio della destinazione urbanistica. Il progetto, per mandarlo avanti, è soltanto un discorso di carattere urbanistico regionale, che si tenterà di trovare lo strumento dell'intesa, quello strumento che viene utilizzato legalmente in tante altre parti della Sardegna che lo hanno già utilizzato. Quello potrebbe essere solo lo strumento per poter accelerare eventualmente l'autorizzazione per la realizzazione del progetto, perché altrimenti rimane l'altra possibilità, è quella del PUC, ma passerebbero tanti di quei anni che non credo che, per poter avere il benestare, io ancora tenere tanti anni, preferisco fermarmi e non continuare a seguire questa iniziativa, questo progetto termale. È iniziata mercoledì 7 maggio la sessione di bilancio del Consiglio Comunale di Carbonia, che si riunirà anche il 12, il 22 e il 27 maggio per l'approvazione del bilancio di previsione 2014. Il contenuto del bilancio previsionale sarà approvato dal Comune prima della scadenza di legge prevista per il 31 luglio 2014. Il servizio. È iniziata mercoledì 7 maggio la sessione di bilancio del Consiglio Comunale di Carbonia, che si riunirà anche il 12, il 22 e il 27 per l'approvazione del bilancio di previsione 2014.
Il contenuto del bilancio previsionale sarà approvato dal Comune prima della scadenza di legge, prevista per il 31 luglio 2014. Anche quest'anno, si legge nella nota stampa di Ramata, come la quasi totalità dei comuni italiani, l'amministrazione di Carboni ha dovuto discutere del bilancio di previsione oltre la data del 31 dicembre, a causa dell'incertezza del quadro normativo nazionale e regionale. Il nuovo bilancio, prosegue la nota, non prevede alcun aumento sulle varie aliquote, sulle tariffe, sulle rette per i servizi a domanda individuale come l'asilo nido o la mensa scolastica e sull'addizionale IRPEF, che rimangono invariate agli stessi livelli dell'anno scorso. Viene introdotta invece, per obbligo di legge, la TASI, tassa sui servizi indivisibili, ma ben al di sotto del limite massimo consentito e scelto da molti altri comuni italiani. L'amministrazione comunale ha deciso di non aumentare le tasse anche a costo di contrarre ulteriormente le spese già arrivate al limite minimo. Il comune di Carboni inoltre subisce un'ulteriore riduzione dei trasferimenti che si concretizza con un taglio del fondo unico regionale pari al 6,5%, mentre il fondo di solidarietà dello Stato è stato ridotto dell'11%. Il Comune poi ha visto tagliati progressivamente dal 2009 ad oggi circa 5 milioni di euro di trasferimenti. Soltanto quest'anno avrà circa 1 milione di euro in meno. In particolare per la lotta alla povertà la Regione ha tagliato 200.000 euro. A fronte di 350.000 euro ricevuti nel 2013, per quest'anno riceverà appena 150.000 euro. Lo sforzo, si legge ancora nella nota, è stato quello di costruire un bilancio reale in cui sia possibile spendere quanto impegnato pagando le imprese e i fornitori di beni e servizi. Per sostenere la spesa corrente, si sottolinea ancora nella nota, è indispensabile che la Regione riporti il fondo unico ai livelli di 3 anni fa, consentendo al Comune di fornire risposte più efficaci alle richieste dei cittadini. Per rilanciare gli investimenti invece, conclude la nota stampa, basterebbe che lo Stato escludesse dai limiti imposti dal patto di stabilità alcune tipologie di lavori, come le ristrutturazioni degli edifici scolastici o gli interventi a salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Donne contro la violenza. A Iglesias da un anno è attiva l'associazione Onlus, Io non ho paura, gestita da volontarie che operano per contrastare il fenomeno. Assistite fino ad oggi oltre 20 donne. Preoccupa il fenomeno del cyberbullismo tra i minori. Tamara Pettis. Dare sostegno e aiuto alle donne maltrattate, vittime di molestie sessuali, di violenza fisica e psicologica. E questo l'obiettivo dell'associazione Io non ho paura, nata ad Iglesias quasi un anno fa, gestita da un gruppo di donne volontarie che sono operatrici dell'associazione e professioniste con competenze specifiche. Lavorano sul tema della violenza che si estende anche ai bambini e ai giovani, sia nella sfera pubblica che in quella privata. L'associazione, spiega la presidente Francesca Ena, esiste da un anno e ad oggi ha assistito 20 donne. Può apparire un numero esiguo, continua Ena, ma se si pensa alla situazione psicologica della vittima, come paura e vergogna nell'affrontare il problema, non è poco. Il 25% ha subito violenza fisica, il 50% violenza psicologica. Questi dati, continua la Presidente, dimostrano che il problema esiste, basti pensare che il 70% delle denunce pervenute ai carabinieri sono di violenza. La richiesta della donna è sempre diretta verso la consulenza legale, il supporto psicologico, oltre la ricerca di ospitalità. L'associazione Io non ho paura accoglie queste richieste e cerca di risolvere i problemi che si presentano in queste situazioni. La violenza ha molti aspetti, c'è quella legata al cyberbullismo, cioè atti di bullismo o molestie tramite internet o sms molto diffuso tra i minorenni, ma esiste anche la violenza di chi la mette in atto e chiede aiuto. Per questo l'associazione ha messo a disposizione anche uno psicologo per gli uomini violenti che vogliono uscire da questo tunnel drammatico. L'associazione Io non ho paura ha realizzato diversi convegni sul tema della violenza, molti dei quali si sono svolti nelle scuole. La sede dell'associazione, messa a disposizione dal Comune, si trova ad Iglesias in via Pullo, a fianco della chiesa di San Francesco. I numeri telefonici di riferimento sono sempre raggiungibili, 24 ore su 24.
E passiamo alla cronaca. Ieri sera intorno alle 20.30 Carboni e Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione Gianluca Pilittu, 38enne residente a Carboni, è disoccupato e pregiudicato. Lo stesso, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari mentre di soppiatto cercava di fare rientro nella propria abitazione dalla quale si era allontanato senza permesso. L'uomo pertanto è stato riaccompagnato nella sua abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo e dopo la richiesta dei termini a difesa da parte del suo avvocato, Pilittu è stato riaccompagnato a casa in attesa del processo. E anche a Nugis, Giorgio Ezzi, quarantenne pregiudicato del luogo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora presso la propria abitazione dalle 21 alle 6 al momento del controllo a cura dei carabinieri, non si trovava nella propria abitazione. I militari pertanto lo hanno aspettato bloccandolo al suo rientro. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari giudicato dal Tribunale di Cagliari. Facciamo adesso una breve pausa per la pubblicità, a tra poco. Carbonia, parcheggi a pagamento e crisi del commercio. Il Comune accoglie le richieste degli operatori economici valutando la possibilità di mettere a disposizione circa 40 parcheggi liberi nel centro cittadino. Tamara Peddis. Il Comune di Carbonia accoglie le richieste dei commercianti e sperimenta la possibilità di mettere a disposizione circa 40 parcheggi liberi nel centro cittadino. A fronte di un'istanza presentata all'amministrazione comunale da 300 operatori commerciali che chiedono di eliminare le strisce blu per favorire l'afflusso dei clienti nei negozi del centro, ieri si è svolto un incontro con gli esponenti della Giunta alla Torre Civica in Piazza Roma. Un incontro che l'esecutivo ha ritenuto esclusivamente tecnico, limitando per questo la possibilità di riprendere per intero la riunione. Abbiamo sentito ai nostri microfoni un commerciante che ha spiegato quanto i parcheggi a pagamento rappresentino un limite per le attività commerciali. Fermarsi in un negozio del centro, per esempio per comprare il pane, e pagare 40 centesimi per un parcheggio è un fatto che scoraggia molti clienti e impoverisce il commercio in città. Rispetto a prima che si istituissero i parcheggi a pagamento, ha notato una differenza di incassi? Ma assolutamente sì, i margini si sono ridotti ormai al lumicino, mentre prima quando non c'erano i parcheggi a pagamento noi incassavamo all'incirca un 30-40% in più, quel 30-40% in più che a noi serviva per poter sopperire a tutte le tasse che ultimamente, in questi ultimi anni, anche a parte della congiuntura economica che in questo territorio si sa fa spavento, cioè per noi erano quella possibilità in più, quella possibilità che ti dava la certezza di poter superare il mese senza troppi traumi. Pensate di essere discriminati rispetto alle grosse superfici, i centri commerciali? Sì, perché se andiamo a ritroso negli anni, tutte le amministrazioni che si sono succedute, dal mio punto di vista, non hanno fatto un granché per intervenire nel centro, a livello di polo commerciale, di tutte le categorie rappresentanti il centro, perché noi ci sentiamo, come dire, quasi emarginati, discriminati da servizi che sono essenziali, sono indispensabili per poter sopperire appunto a quel gap che ci porta a un certo divario tra noi e la grande distribuzione. E noi cosa possiamo fare se non quello di mettere a disposizione degli utenti la nostra professionalità, la nostra sicuramente indiscussa qualità del prodotto, la conoscenza? E soprattutto perché essendo operatori economici del posto, i nostri soldi, quelli che potenzialmente si possono guadagnare, ma noi certamente li facciamo girare qua, in un'economia locale che ha sempre più bisogno di far girare i soldi, non sicuramente le grandi distribuzioni che i soldi non li investono qua, semmai all'estero. Pensa che magari quei 40, 50, 60, 80 centesimi in più possano influire sull'acquisto del prodotto, dando poi magari una preferenza ai centri commerciali dove comunque il parcheggio non si paga? Allora, è indispensabile ormai per l'utente potenziale che i servizi, a iniziare dai parcheggi, siano la prima cosa. Per come la interpreto io, ma non solo io, per come la possono interpretare anche i miei colleghi. Perché? Perché giustamente anche l'utente che vuole comprare il pane
se deve iniziare ad essere penalizzato da quei 40, 60, 80 centesimi di parcheggio, sicuramente privilegerebbe la grande distribuzione, non certo noi. Nella riunione l'assessore all'urbanistica Mauro Esu ha valutato la possibilità di mettere a disposizione circa 40 parcheggi. Di liberare un bel po' di parcheggi, stabiliamo dove li posizioniamo. Io ne avevo contato, poi dopo lo vediamo, anche 40, e metterli a rotazione. Il CIC, Centro Italiano della Cultura del Carbone della città di Carbonia, ha ottenuto un altro importante risultato. Il sito internet Sardegna Remix ha pubblicato una classifica relativa alle attrattive delle zone interne della Sardegna, basandosi sui dati di preferenze e recensioni raccolte da TripAdvisor, uno dei principali portali di viaggio e turismo. In questa classifica il CIC si posiziona al quinto posto. Il Centro Italiano della Cultura del Carbone, nato nel 2006 come associazione tra il Comune e il Parco Geominerario e Ambientale della Sardegna, nel corso degli anni si sta affermando sempre di più come meta di attrazione turistica e culturale, spesso teatro di mostre e diverse iniziative. Il gruppo La Calasetta Che Vorrei organizza la giornata ecologica in programma domenica 11 maggio a Calasetta a partire dalle 8.30 nel lungomare Cristoforo Colombo. I partecipanti saranno impegnati nella pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati nei litorali del paese. Si terminerà intorno alle 12.30 in Piazza Bellì, dove verrà offerto uno spuntino e saranno premiati il re della Rumenta, ossia il gruppo che raccoglierà più sacchi di spazzatura. Ai volontari saranno forniti guanti, sacchi e bottigliette d'acqua. Per maggiori informazioni si può contattare l'indirizzo email calasettachevorrei@gmail.com. Sarà inaugurata domani alle 17 presso la saletta del portico di Piazza Roma a Carbonia una personale del pittore Alfredo Mussetti in Arte de Musset. La mostra rientra nella più ampia rassegna 12x12 organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Carbonia in collaborazione con gli artisti della città. Prevede l'allestimento di 12 mostre personali di altrettanti artisti cittadini. L'artista, bergamasco di nascita ma sardo di adozione, ha un'innata predisposizione per il disegno e la pittura, affinata con la frequentazione della Scuola d'Arte Accademia Carrara di Bergamo, e ha partecipato a numerose mostre estemporanee nella terra d'origine. Sarà presentato domani alle 19.30 nei locali della circoscrizione di Cortoghiana il nuovo video musicale dei Gola Secca, band sulcitana. Dopo la presentazione del video seguirà un dibattito e poi il rinfresco offerto dalla stessa band. Con questa notizia si chiude il nostro giornale. Oggi è venerdì, pertanto vi lascio con il nostro appuntamento del venerdì a cura di Fedele Balia, che questa settimana ci parlerà della 655esima sagra di Sant'Antioco Martire, poi a seguire il meteo come di consueto. Grazie per averci seguito, arrivederci. Sarà pure un rito che si ripete da tempo immemore, eppure è capace ogni anno di rinnovare il sentimento di appartenenza e di rinvigorire la fede profonda degli antiochensi e non soltanto.
è la sagra di Sant'Antioco Martire, che quest'anno ha toccato la 655esima edizione. Iniziata il 1 maggio e conclusa martedì scorso con un ciclo di sante messe in catacomba, la festa più antica della Sardegna è stata scandita da riti a carattere religioso e appuntamenti di gusto culturale. Presentazione degli annali di storia e archeologia sulcitana, corse cerimoniali dei cavalli e mostre artistiche in onore del patrono, conferenze sulla storia di Antioco, il santo dalla pelle scura arrivato dalla Mauritania nell'isola sulcitana dopo il 100 d.C., e l'immancabile e suggestiva processione solenne dei costumi tradizionali sardi. Un ciclo di eventi variegati, accomunati tuttavia da un unico denominatore, la riscoperta del sapore più autentico della sagra, quello spirituale e religioso. Quest'anno, d'accordo con la parrocchia e anche con la diocesi, si è cercato di ritrovare quel carattere religioso e anche culturale. Diciamo quindi che la sagra è all'insegna della religiosità ma è anche della cultura, come deve essere, cercando di recuperare motivi storici che per esempio noi oggi recuperiamo con la presenza costante del capitolo della diocesi di Iglesias che si interessa e partecipa attivamente alla festa. Noi stiamo cercando di puntare su un aspetto importante, cioè sull'autenticità, sulla riscoperta dell'autenticità della festa. Credo che sia un veicolo fondamentale per catturare l'attenzione di tutti quelli che nel mondo si muovono intorno al tema del turismo religioso. Stiamo tentando di avere un rapporto diretto, per esempio, con la comunità catalana, che appunto a partire dal 1323 è sbarcata qui a Sant'Antioco e probabilmente ha intrecciato con i riti nostri autentici, ha intrecciato la loro spiritualità e i loro motivi processionali intorno alla festa del santo. Crediamo che questo sia un importante veicolo anche perché stiamo parlando di 3,5 milioni di persone che insistono solo sulla città di Barcellona e crediamo che questo possa diventare effettivamente un grande veicolo anche di sviluppo economico. La sagra è prima di tutto il momento in cui gli antiochensi rinnovano la loro profonda fede nel santo. E siamo molto devoti perché innanzitutto ha fatto molti miracoli. E se devo dire, io sono stata una miracolata e quindi sono molto devota al nostro santo e al suo culto. Sono uno dei portantini. Il nostro atto di fede e di devozione nei confronti del santo consiste nel portare le reliquie o la statua lungo tutto il percorso della processione, sia per quanto riguarda Savesta Manna, quindi quella che si tiene 2 settimane dopo Pasqua, sia per quanto concerne l'edizione estiva, quindi quella del 1 agosto. I festeggiamenti hanno preso il via giovedì 1 maggio con la rievocazione storica della Passione del Santo, proposta dall'Associazione Sardinia Romana che presso l'Arena Fenicia ha allestito un accampamento romano, fedele al periodo in cui si sono svolti i fatti ricostruiti, rispettando il più possibile la storicità attraverso lo studio di testi, documenti, immagini e di reperti archeologici. Lo scenario era quello di una vera e propria legione romana del periodo dell'imperatore Adriano, presente nell'isola per perseguire l'uomo che parlava di Cristo e che per questo, su ordine dello stesso imperatore, doveva essere giustiziato. 30 centurioni con equipaggiamenti, abiti, oggetti e tutte le attrezzature hanno offerto una fedele ricostruzione di uno spaccato di vita romana. E poi è stato un susseguirsi di eventi, tutti del sapore culturale e religioso. Conferenze sulla iconografia di Antioco e sull'arciere sulcitano, la presentazione degli annali di storia e archeologia sulcitana, curati da Roberto Lai, la mostra d'arte all'effigie di Antioco nell'arte contemporanea, la rievocazione storica con sfilata di costumi di personaggi rappresentati nei bronzetti nuragici sardi,
Il conferimento del premio Città di Sant'Antioco al giornalista antiochense del Sole 24 Ore Stefano Salis, il gemellaggio culturale con la città di Noale, la stipula del protocollo d'intesa tra la Fondazione Banco di Sardegna e il Comune per il recupero della necropoli punica chiusa da 15 anni. Dal sabato pomeriggio hanno preso avvio gli eventi intimamente legati ai festeggiamenti, quelli che si ripetono di anno in anno, a partire dalla processione dei scoccois offerti al santo. Domenica è stato il giorno delle pariglie, Sagursa Vossusanto, un evento che ha richiamato nel lungomare Cristoforo Colombo migliaia di visitatori per assistere alle intrepide acrobazie dei cavalieri. A proposito di svaghi che si tenevano durante la festa, sono raccontati soprattutto nelle cronache del 1593, del 1615, sono raccontati appunto il palio della Corsa del Santo, cioè a Iglesias addirittura c'era la sortiglia che probabilmente era coeva, se non antecedente, anche alla sartiglia di Oristano. E quindi anche qui stiamo cercando di ripresentare tutta una serie di manifestazioni non solo religiose ma anche civili che contornavano appunto la festa. Infine, giornata clou il lunedì con la processione solenne dei costumi tradizionali sardi. 34 gruppi folk provenienti da ogni angolo della Sardegna, oltre a 100 cavalieri e migliaia di fedeli turisti per Savesta Manna, appuntamento conclusivo della sagra. Duelli di folla si sono riversate nelle strade della città per assistere ad una processione che quest'anno, per numeri di gruppi folk e cavalieri, ha toccato cifra da capogiro. La statua del santo, preceduta dalle reliquie, ha sfilato per le principali strade della cittadina lagunare, passando per il centro storico e il lungomare. Infine, accolta dai gruppi folk che hanno partecipato all'evento, ha fatto rientro in Basilica, dove rimarrà fino alla sagra di agosto, quando ancora una volta sfilerà per le strade del paese.
La giornata di sabato sarà caratterizzata da nubi sparse. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-ovest con intensità di 17 km orari. Possibili raffiche fino a 23 km orari. Temperature minime comprese tra gli 11 e i 15 gradi e massime comprese tra i 21 e i 27 gradi.